un manifesto di ciò che vedremo sui prossimi modelli di Dacia. Nome nomen per questa concept che è qui dietro di noi, Dacia Manifesto appunto, che introduce una serie di soluzioni tecnologiche e sostenibili, EcoSmart appunto, come sottolineato dalla casa rumena, che un giorno vedremo applicate anche su diversi veicoli della lineup del brand, a partire da Duster nel 2024. Andiamo a dare un'occhiata più da vicino a quelle che sono le soluzioni di cui vi abbiamo parlato. A partire dal frontale appunto, dove oltre alle soluzioni luminose che mettono in evidenza il nuovo marchio del brand, c'è anche un solo fanale che è qui davanti a noi. Questa soluzione, che tra l'altro è anche estraibile, è molto comoda per chi vive l'outdoor a 360 gradi, una vocazione off-road che è ben visibile in tutto il modello e che è accentuata anche da questi pneumatici airless che hanno una doppia valenza: prevengono ad esempio le forature, ma sono allo stesso tempo anche sostenibili, risparmiando sul peso e anche sull'impatto ambientale. Non ci sono vetri, nemmeno il parabrezza o il lunotto posteriore, per sottolineare ancora una volta quella connessione con la natura. Andando poi a dare un'occhiata più da vicino a quelli che sono gli interni, ancora una volta ritorna il design minimalista di Dacia. Non c'è alcun sistema di infotainment con la plancia, che ha un pannello in sughero, ancora una volta richiamando quella sostenibilità che è concetto fondante di questo prototipo, oltre a delle soluzioni davvero intelligenti e uniche nel loro genere, come ad esempio queste sedute sfoderabili che possono trasformarsi facilmente in un sacco al pelo e sono tra l'altro anche lavabili. Al posteriore poi troviamo un vano di carico che ha un piano piatto con la pragmaticità del brand che ritorna ancora una volta, è una superficie che può essere utilizzata come piano di lavoro ma anche per stivare alcuni oggetti. Un'altra soluzione che è per la prima volta introdotta dalla Dacia Manifesto è anche la batteria, che è estraibile ed è dotata di una presa di corrente che può fungere agilmente da generatore per quando ci si trova ad esempio in outdoor, come anticipavamo in precedenza. Una novità assoluta è invece Uclip, un sistema che permette di fissare con grande facilità una serie di accessori utili e modulabili. Dacia Manifesto è dunque un prototipo che sposa alcuni dei capisaldi della filosofia del brand di Renault, dall'essenzialità alle soluzioni smart, passando per un'immancabile vocazione off-road, proiettando tutto questo verso un futuro sempre più sostenibile. Una concept così simile ad un rover lunare, un laboratorio di idee da cui attingere per evolversi ancora.